Caltanissetta tra le rotte di Ca' Foscari. Gli studenti delle classi quarta e quinta degli istituti superiori della città hanno infatti potuto conoscere da vicino l'offerta formativa dell'Università Ca' Foscari di Venezia. Un incontro organizzato nell'aula magna del liceo classico, linguistico e coreutico Ruggero VII in occasione del seminario di studi su Leonardo Sciascia. L'esperienza di altri momenti di orientamento realizzati all'interno della scuola, ma abbiamo veramente l'onore di ospitare l'Università Ca' Foscari, presso la quale diversi nostri studenti si sono iscritti negli anni precedenti e addirittura lo scorso anno alcune studentesse hanno frequentato la scuola di orientamento estiva, che ha permesso loro di conoscere in modo più approfondito quelle che sono le offerte formative dell'università. Un incontro che si è aperto con un video per far conoscere da vicino agli studenti l'Università Ca' Foscari di Venezia, seguito dagli interventi di un team di docenti coordinati da Ricciarda Ricorda. La nostra offerta formativa, diciamo, tradizionalmente ha due aree di particolare importanza, che sono le lingue, sia occidentali che soprattutto orientali. Siamo un'università che insegna il maggior numero di lingue, e poi l'economia e il management. A questo cuore, diciamo, storico di Ca' Foscari si sono poi aggiunti anche corsi di laurea umanistiche, quindi abbiamo storia, lettere, beni culturali, che naturalmente a Venezia trova una sede molto adatta, e alcuni corsi di scienze. L'offerta formativa è molto articolata perché abbiamo molti corsi di laurea, 16 triennali e 30 magistrali. Quindi lo studente può completare la sua formazione in questi campi, trovando tra l'altro un ambiente, diciamo, molto consono. Venezia è una dimensione particolare, oltre che essere, come si dice, non a torto, una delle città più belle del mondo, consente anche agli studenti di trovare un'università di medie dimensioni, che è molto quotata dal punto di vista della ricerca e anche della didattica, ma nello stesso tempo offre anche la possibilità di un rapporto con i docenti, con il personale tecnico amministrativo, diciamo ancora molto personalizzata. Quindi non siamo un ateneo da dimensioni appunto tali da non concederci di seguire gli studenti molto da vicino. Infatti i risultati che ci restituiscono le varie inchieste sono molto buoni, abbiamo un tasso di soddisfazione degli studenti molto alto, anche una buona occupabilità superiore alla media nazionale.